Amici di Milan.soccer, eccoci direttamente, per chi ci segue già lo sa, da Los Angeles. In questo momento siamo negli studios, per cui sentirete anche un po' di rumore, ma siamo concentratissimi sul Milan e su quello che sta accadendo intorno al mondo Milan. Avete visto la copertina? Bene, se avete visto la copertina ora ne parleremo, come dico sempre, approfonditamente. Prima però lasciatemi ricordare a tutti voi che ci seguite e che sapete, in questi giorni il canale è diventato un po' soccer e un po' travel, Milan.travel, perché siamo in giro, ma grazie, voglio ringraziare gli amici che ci stanno aiutando con le notizie, con il fatto di moderare anche i tanti commenti che ieri sono arrivati, molto carini, grazie, molte grazie, ma vi ringrazierò ancora di più e ringrazio chi ha già acquistato il libro. Qui sotto, link in descrizione, potete acquistare il libro Romanzo Milan, un libro che ci dicono piace, quindi ci fa molto piacere altrettanto. Leggende, miti, curiosità, dati statistici dall'inizio ad oggi, da quando è iniziato il mondo Milan fino ad oggi, aggiornatissimo. Quindi qui sotto, link in descrizione, acquistatelo e Amazon ve lo porta a casa, oppure sempre qui sotto gratuitamente vi potete iscrivere o anche ancora di più abbonarvi e venire con noi a Los Angeles, così virtualmente. Ma allora entriamo subito nel vivo. Chiuso il primo capitolo del romanzo 2023-2024 Serie A, si apre subito un nuovo capitolo. E la copertina mi sembra abbastanza chiara, deciditi. Eh sì, perché Gerry Cardinale, dopo il suo famoso shakerando, non solo ha shakerato anche troppo per quanto ci riguarda, ma continua a farlo, quindi è arrivato il momento di decidere e c'è stata una decisione nuova, clamorosa, importante, di cui adesso parleremo, perché riguarda Moncada e non è una notizia da poco. Prima però ho guardato, ho sbirciato un pochettino, perché mi avete chiesto in tanti cosa succederà all'attacco del Milan. A saperlo, però abbiamo provato a simulare perché abbiamo chiesto, e in questo momento il Milan sta riguardando la figura di Etiquette del Paris Saint-Germain, Etiquette, quello lì, Etiquette del Paris Saint-Germain. Scherziamo un po', però è vero anche che molti procuratori si sono rivolti al Milan, uno su tutti è quello di Jovic. Il Milan è ancora un po' freddo sulla faccenda. Allora guardate, bisogna distinguere tra sogno e realtà, ciò che si vorrebbe e ciò che poi in realtà potrebbe accadere. Ecco, in mezzo il Milan sta cercando una soluzione ottimale dal punto di vista economico-finanziario, dal punto di vista dei risultati e soprattutto considerando che questa è una squadra pioricentrica, che stia bene al nostro allenatore. Certo che responsabilità è il nostro allenatore, perché adesso non si può più sbagliare, all'epoca era colpa di qualcun altro, adesso bisogna stare molto molto attenti. Mi avete anche fatto altre domande, adesso vi do anche risposte relativamente alla questione Milan-Torino, la prossima partita, perché ci potrebbe essere una novità, e una novità riguarda il centrocampo, perché è vero che Krunic diventa ancora perno per l'ennesima volta, diventerebbe, però forse è arrivato il momento di salutarlo, perché se, come sembra, è stato già venduto al Fenerbahce, è chiaro che noi non possiamo fare una formazione tipica con lui ancora dentro. Su questo penso che siamo tutti d'accordo, ma facciamo un passo alla volta. Dicevo, la copertina, deciditi. Sì, perché Gerry Cardinale ha dato definitivamente un ruolo a Moncada, e non è un ruolo da poco, perché vado a leggere testualmente: Moncada è il nuovo capo
dell'area sportiva del club. È ufficiale da qualche ora. Il proprietario del Milan ha seguito da vicino la vicenda della squadra e ha optato per un'ulteriore piccola rivoluzione dell'organigramma, e non solo insiste dando fiducia agli uomini a cui già aveva dato fiducia, ma l'ufficialità per quanto riguarda la nomina di Moncada come capo dell'area sportiva del Milan. Sempre già comunicato il 17 agosto 2023 alla Camera di Commercio questa variazione. Quindi l'ex capo scout passa ora al di sopra degli altri dirigenti e dovrà gestire ogni altro progetto che gli affiderà la società. La procura rilasciata a Moncada o Moncada segue quella rilasciata ad Antonio D'Ottavio come direttore sportivo nominato il 5 luglio del 2023. Per farla breve, Moncada alla fine prende il posto di Paolo. Adesso non stiamo lì a sottigliare, prende il posto di Paolo. In bocca al lupo, ma tanta in bocca al lupo, perché bisogna fare molto bene questa volta, ma tanto bisogna farlo bene questo lavoro, d'accordo? Bene, noi siamo con te fino a quando i risultati saranno positivi, dopodiché ci avete insegnato che se i risultati non sono al top, bisogna purtroppo pagare. Arriviamo alla questione relativa a Milan-Torino. Mi sono informato, torno a Bologna-Milan, è una scelta di Pioli rimanere in campo, gli spogliatoi fanno sapere anche dal Bologna Calcio, sono perfetti, per cui è una questione legittima, probabilmente la rivedremo, non lo so, aspettiamo Milan-Torino di San Siro, perché Milan-Torino è una partita molto delicata. Ha parlato l'allenatore del Torino e ha detto che il pareggio col Cagliari gli va ancora stretto, per cui vuole subito il riscatto. Ha parlato il presidente del Torino, Cairo, lo ha fatto per mezzo del suo giornale, quello rosa, per cui questa settimana leggeremo e vedremo tutto e il contrario di tutto, ma ha già fatto sapere che vuole subito un riscatto della squadra, quindi dobbiamo andare con testa sul campo. Squadra, Maignan in porta, a destra Calabria. Mi avete scritto molti dicendo no, non è vero che Calabria è migliorato con Pulisic e con Loftus-Cheek. Altri mi hanno detto hai ragione, è migliorato, il calcio è bello per questo. Nessuno è più bravo di nessun altro, non si può dire capisco di calcio, non capisco di calcio, a seconda se la propria opinione poi venga rispettata oppure meno, è un po' limitante da questo punto di vista. A centrocampo, dicevo, Krunic, io spero e mi auguro di no, perché dovremmo farne a meno e quindi vediamo fin da subito chi mettere al suo posto. Poi Reinders sulla sinistra e appunto Loftus-Cheek sulla destra, in difesa Tomori e Ciao e Teo Hernandez e Calabria. In attacco i giocatori che sappiamo, insomma Pulisic a destra, vorrei vedere anche Chukwueze e poi chiaramente Leao e Giroud. Questo è il Milan che vedremo con il Torino. Relativamente alla punta, come dicevo, tra sogno e realtà, da una parte c'è chi vorremmo davvero, dall'altra c'è chi possiamo avere. In questo momento, come ho detto, il Milan sta guardando al Paris Saint-Germain, ma con un occhio attento sempre a quello che succede a Londra. E poi i procuratori si stanno facendo vivi. Il procuratore di Jovic ha bussato più volte, il Milan ha detto di aspettare perché non è la sua prima scelta. È tutto, un saluto dagli studios di LA o Los Angeles, che è ancora meglio. Ci sentiamo nelle prossime ore, se ci sono aggiornamenti faremo degli short. Ciao!